Bentornati amici nel canale. Oggi facciamo la marmellata di fichi con la ricetta della nonna. Nel frattempo che iniziamo, vi invito ad iscrivervi al canale, condividere i video, farli conoscere ad amici e parenti. Ma torniamo alla marmellata. Prendo un po' di fichi freschi, appena raccolti, o acquistati direttamente dal fruttivendolo di fiducia. Li sbuccio. Finito di sbucciare, vado a pesare la polpa. Aggiungo il succo del limone. Zucchero. E mescolo gli ingredienti accuratamente per circa 5 minuti. Usate possibilmente un cucchiaio di legno. Ricopro con uno strofinaccio da cucina e lascio macerare per 3 ore in un luogo fresco e buio. Trascorso il tempo di macerazione, riprendo il composto. Torno a mescolare. Verso in un pentolino ripongo sul fornello e a fuoco basso lascio cuocere. Facendo attenzione di mescolare di tanto in tanto. Appena il composto è caldo, si forma una schiuma intorno che io puntualmente vado a togliere. Questo procedimento fa sì che la marmellata alla fine diventa più limpida, lucente. Appena il tutto comincia a bollire, lascio cuocere per circa 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, tolgo dal fornello e vado a frullare con un mixer o un frullatore da cucina. Mi scuso con voi amici perché questo pezzo di video non si vede bene, ma purtroppo sono sola a fare le ricette e riprendere tutti i passaggi. Qui in questo caso non mi sono accorta che il pentolino era fuori l'obiettivo.
Finito di frullare, ripongo nuovamente sul fornello e mescolo. Lascio cuocere per ulteriori 7 minuti. Bella marmellata. Che profumo. Trascorsi i 7 minuti, faccio la prova del piattino. Ovvero metto una goccia nel piattino, sottopongo il piattino diritto, retto. E vedete? Non cola nulla. Questo significa la marmellata è pronta da invasare. Verso in barattoli ben sterilizzati prima. La quantità necessaria fino a raggiungere il bordo sotto l'orlo. Con un tovagliolo di carta ripulisco l'orlo del barattolino. Ed ancora caldo, bollente, vado a richiudere il barattolino con l'apposito tappo. E ripongo a testa in giù. Tale da formare il sottovuoto. Lascio raffreddare tutta la notte. Il giorno dopo la nostra marmellata di fichi è pronta da essere conservata in un posto fresco e buio. Si manterrà intatta per anni, sempre gustosa e deliziosissima. Ingredienti: 1 kg di fichi. Solo polpa interna, 350 g di zucchero, possibilmente di canna, il succo di un limone. Tempo di preparazione 20 minuti, 3 ore di macerazione, 20 minuti di cottura e 7 minuti dopo aver frullato il frutto. Grazie amici per aver guardato il video. Se vi va iscrivetevi al canale, condividete, lasciatelo conoscere ad amici e parenti. Ciao, alla prossima!